Film Commission, vi ringrazio per essere venuti, come vedete il pubblico non è foltissimo, ma quest'anno Venezia in generale non offre platee così, così ricche, così piene. Documenteremo tutto tra l'altro con, tramite le riprese, quindi il materiale dei panel, degli 8 panel curati dalla Veneto Film Commission durante questa mostra di Venezia saranno disponibili successivamente online. Oggi il panel di apertura è su un progetto, Paesaggi Sonori, Covid-19, curato da, dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e gli Audiovisivi in collaborazione con l'Università di Padova e Locate Your Sound. Adesso vi introduco i nostri ospiti, precisando che il professor Nicola Orio dell'Università di Padova, che era annunciato tra i relatori, non, per motivi personali non è potuto essere presente. Iniziamo in ordine di intervento. Massimiliano Lopez, responsabile della valorizzazione del patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Buongiorno. Buongiorno. Fara Polato, docente dell'Università di Padova. E Francesco Liotard, noto ai più come fonico e responsabile di Locate Your Sound per Moviole. Moviole o Moviole? Moviole. Va bene. Anche non mette in difficoltà. Allora, questo progetto di, che è un progetto di raccolta di suoni, su cui adesso inviterò il dottor Lopez a dire qualche parola, è un progetto che ha goduto della collaborazione, parte con un taglio molto istituzionale, perché è il MIBACT che fa questa raccolta, e ha goduto della collaborazione anche della Veneto Film Commission e dell'Italian Film Commission, cioè dell'Associazione delle Film Commission Italiane. Però lascio a te la parola per spiegare in che cosa consiste. Allora, grazie, buongiorno, e ovviamente un doveroso ringraziamento al direttore Chessa, alla Regione Veneto, perché ci ha ospitato e fondamentalmente ci dà la possibilità di raccontare questa esperienza, che è un'esperienza interessante, spero. Paesaggi sonori Covid-19, del quale poi parleranno più dettagliatamente i diretti partecipanti che sono qui vicino a me, nasce come potrei dire una sorta di costola estemporanea di progetto contingente di qualche cosa che era già in fase di elaborazione. La condizione che si è creata con il confinamento del periodo del Covid ha fatto venire a Francesco Liotard, che da questo punto di vista è una sorta di vulcano, ha fatto comprendere la necessità di approfittare di quel momento per mettere in atto e sperimentare questo progetto, che erano mesi di cui si parlava. Anzi, sono contento di incontrarli finalmente, perché i nostri rapporti all'inizio sono stati soltanto via internet, come potete immaginare, quindi anche un'occasione per vederci. Paesaggi sonori italiani, questo è il nome del progetto, chiamiamolo matrice. Qual è l'obiettivo di questo progetto? È quello di mettere in risalto qualche cosa che finora era semplicemente considerato una specie di sfondo. Cioè, il nostro istituto, che è un istituto appunto appartenente al MIBACT, ha lo scopo di conservare e documentare la realtà audiovisiva di questo paese, quindi gestisce l'Archivio Nazionale Audiovisivo. E per esperienza so appunto che noi conserviamo quelle che canonicamente sono considerate le fonti sonore, quindi i documenti che rappresentano la nostra realtà socio-economica, socio-civile, eccetera. Ma l'aspetto del paesaggio sonoro non era mai stato preso in considerazione. E quindi questa sorta di tappeto sonoro che ci accompagna nella quotidianità per la prima volta è stato messo in primo piano e diventa un elemento da osservare, anzi addirittura da far diventare una fonte sonora fondamentale per la ricostruzione della storia, la testimonianza di un momento, cosa meglio dell'esperienza del Covid in particolare. E qual è il ruolo dell'ICPSA, dell'Istituto Centrale, in questa situazione? Come vi dicevo, l'ICPSA sarebbe l'erede della Discoteca di Stato, che è un'istituzione nata nel 1928
e che con l'avvento poi del Ministero dei Beni Culturali nel 75, che cosa ha ottenuto? La possibilità che il documento sonoro fosse riconosciuto come bene culturale. Da quel momento il nostro istituto ha raccolto e ha continuato a raccogliere anche attraverso il deposito legale, con una legge specifica del 2006, la possibilità di acquisire tutto quello che era prodotto e distribuito in Italia nel campo dell'audiovisivo. Quindi si è venuto a formare un patrimonio molto consistente che continuiamo a incrementare appunto con deposito legale e acquisizioni di vario tipo. Questo, adesso non so se con l'immagine possiamo vedere un'immagine. Magari diciamo solo proprio tre parole su come si è strutturato questo progetto, quali erano le regole del gioco. L'obiettivo era di costruire una sorta di modello attraverso il quale si potesse percorrere l'Italia fondamentalmente e raccogliere quali erano le caratteristiche del paesaggio sonoro, che quindi comprendesse il suono naturale, il suono antropizzato, tutte le varianti geografiche che potevano capitare, come le varianti umane. Quindi la complessità di un elemento che fino a quel momento non era stato assolutamente considerato. Anzi, in questo senso l'Istituto deve essere grato a questa idea, perché abbiamo, a parte recuperato una tradizione che era, diciamo, geneticamente presente nella storia della fonoriproduzione, cioè quella della documentazione sonora come fonte importante di riferimento. Se pensiamo che i grandi archivi etnografici nascono proprio all'inizio del Novecento con lo sviluppo e la nascita dell'industria discografica, però a parte questo, poi chiudo e vi lascio la parola, non voglio rubare troppo tempo, abbiamo scoperto che il ruolo che noi abbiamo rispetto alla conservazione della documentazione non deve essere soltanto un ruolo passivo, cioè quel documento, quell'oggetto è riconosciuto come fonte documentaria e quindi lo acquisiamo, lo conserviamo, lo tuteliamo e lo rendiamo fruibile, perché questo è poi lo scopo, ma ci ha permesso di entrare in un'ottica nella quale noi andiamo a cercare quello che potrebbe essere un documento, e quindi in questo caso il paesaggio sonoro diventa qualcosa che noi andiamo a cercare perché diventi fonte e documento. Sull'articolazione del progetto parleranno loro e spiegheranno proprio fattivamente quello che è stato realizzato, perché sono stati gli artefici poi dell'effettiva realizzazione della prima fase. Quello che posso dire, e chiudo, è che questo progetto, dopo questa esperienza, vorremmo che ripartisse appunto con un respiro più ampio, tenendo presente che gli attori in campo, oltre a essere i qui presenti, possono essere teoricamente tutte le istituzioni o anche i privati interessati sia professionalmente che per altre ragioni a questa idea del paesaggio sonoro, ma sono già attivamente presenti, oltre all'Università di Padova e Locative Sound, che ha avuto un ruolo fondamentale come piattaforma avanzata di archiviazione, anche altri istituti, come per esempio l'Istituto Sperimentale di Cinematografia, il Centro Sperimentale, nelle persone di Gianfranco Gabiddu e Stefano Campus, che sono due docenti che si sono resi disponibili e molto interessati a mandare avanti. E quest'estate sentivo adesso Gianfranco, che non ha potuto intervenire, che loro già hanno fatto partire quest'estate questo lavoro di presa di suono su ambientazioni specifiche, che hanno poi costruito attraverso una serie di stratificazioni in condizioni diverse, e le hanno presentate a una festa del cinema e musica che è stato. Va bene, io intanto per il momento mi fermo. E ti chiedo una cosa prima di dare la parola a Farah Polato. Questi sono il patrimonio dell'istituto centrale? Questo è il patrimonio che gestisce l'istituto e che non è facilmente leggibile, però da qui vi rendete conto che si tratta di una mole gigantesca di dati, per cui parliamo di oltre 450.000 documenti, che significa come spoglio, ossia come titoli, mettiamolo per semplificare, oltre 1,5 milioni di record di documenti ascoltabili o visibili. E per farvi soltanto un esempio, quando nel 2016 l'Istituto ha riversato questa mole di dati nell'archivio di SBN, cioè del Sistema Bibliotecario Nazionale, per uniformarlo ai sistemi di ricerca online,
c'è stata la necessità di non far traballare troppo l'edificio e quindi di adattarlo all'esploso. Sì, perché la nostra archiviazione presuppone dei criteri di descrizione che non sono quelli del libro, sono assolutamente specifici, e quindi c'era bisogno di dargli una sistemata. Quindi, come sì, non so se si vede, ma i supporti sonori vanno dal cilindro di cera della fine dell'Ottocento fino agli ultimi sistemi digitali, e i generi toccati sono assolutamente più vari, quindi si va dal tradizionale brano musicale alle grandi raccolte etnografiche che sono state fatte dalla metà degli anni 60 negli anni 80 del Novecento, e c'è un po' di tutto. E per chiudere veramente a questo punto, mi veniva in mente che l'unica esperienza forse di cui ho memoria di un'attenzione che non fosse al suono, diciamo così, artificiale, cioè quello costruito dall'uomo, la musica per intenderci, delle banche dati e degli archivi e delle fonti sonore, è quella delle scene dal vero, si chiamavano, che erano delle ricostruzioni in parte in studio, in parte di presa dal vero, che l'industria discografica curò all'inizio proprio della sua storia, nei primi 20 anni del Novecento. Fu avviata tutta una produzione di piccoli dischi in gomma lacca, anche di formato molto ridotto, nel quale veniva proposta all'utenza questo tipo di ricostruzione, il mercato di Palermo del pesce o la scena della battaglia, eccetera, che erano ovviamente alcune ricostruite, ma altre molto probabilmente erano prese davvero. Poi, dopo di questo, i paesaggi sonori, finito. Grazie. Grazie a te. Allora, anch'io ringrazio per questo invito che ci dà la possibilità non solo di vederci, ma anche di discutere e continuare a confrontarci di questo progetto che secondo me ha mosso veramente molte potenzialità inattese per alcuni aspetti, grazie sempre al vulcano di Francesco. Allora, io sono Fara Polato, buongiorno a tutte e a tutti, insieme al mio collega Nicola Orio, che come si diceva prima non è potuto essere presente, ho coordinato questo laboratorio presso l'Università di Padova, in particolare in riferimento a due corsi di laurea, il corso di laurea ad AMS, la magistrale di spettacolo, e il corso di laurea in promozione e gestione del turismo culturale. Peraltro, anche se volete poi possiamo soffermarci su questa combinata è interessante perché spiega, no, quali potenzialità anche prospetta un progetto come questo. In realtà con Francesco avevamo cominciato a parlare molto prima intanto della piattaforma Locate Your Sound, e quello che a me affascinava molto del progetto di Francesco era da un lato l'attenzione che viene evidentemente dalla sua professionalità alla dimensione tecnica professionale del suono, l'indagine del panorama esistente, quindi una necessità professionale di creare questa banca dati, dall'altra però tutto l'orizzonte della memoria entro cui è molto forte, molto sentito da Francesco, che per certi aspetti è un talebano del suono, molto sentito, e che mi sembrava veramente continuare tra l'altro una linea di scuola, insomma, che chiaramente fa riferimento anche a Olmi, che vogliamo ricordare, e che è molto importante. E questo dava complessità all'ideazione di questa piattaforma, ma di questo parlerà poi Francesco, che prevede infatti non solo il caricamento di suoni secondo determinate specifiche, ma anche tutto un apparato descrittivo, sia testuale sia visivo. Per quel che riguarda la mia componente, io insegno cinema a Padova e coordino insieme ad altre colleghe e colleghi, come appunto Giulia Lavarone e Laura Cesaro, una linea di ricerca su cinema e territorio. In passato, insieme anche a Nicola Orio, che è informatico umanistico, avevamo lavorato a un progetto di cineturismo e di banche dati, e in quell'occasione abbiamo visto confermato quello che già sapevamo, ma a volte si sanno le cose, ma poi quando si toccano con mano è diverso. Cioè che la cultura del suono, malgrado, insomma, come dire, nel mio campo registi abbiano sempre dato importanza alla dimensione sonora, grandissimi direttori del suono, io ho lavorato molto su un regista che si chiama André Delvaux, che aveva come direttore del suono Bonfanti, no? Però poi la cultura diffusa e quindi anche la sensibilità
è molto bassa, non solo, ma anche a livello di apparato, diciamo, tecnico descrittivo. Quando io insieme ai colleghi siamo andati a compilare queste schedature di cineturismo, ci siamo resi conto che a fronte di un vocabolario molto esteso, molto anche acquisito rispetto alla dimensione sonora, cioè mancava proprio la terra sotto i piedi per alcuni aspetti. In Italia o in generale, secondo te? Adesso in generale faccio fatica a risponderti, mi verrebbe da dire in generale, come sensibilità diffusa, sto dicendo, chiaramente. In Italia in particolare. Devo dire che negli ultimi anni a livello accademico interdisciplinare c'è stata una grande attenzione, infatti uno dei progetti che poi non siamo riusciti a portare a termine io e Francesco era la partecipazione 2 anni fa a un convegno sui media landscape con un focus sul sonoro e in vari ambiti disciplinari che possono andare dall'attenzione per i videoclip molto forte in questo momento, ma anche proprio alla dimensione sonora. A Padova, peraltro, c'è tutta una linea di geografi che stanno lavorando proprio sul paesaggio sonoro, e, con un'attività che in questo momento è concentrata molto sul delta. Quindi il momento è un momento giusto perché stanno affiorando sensibilità e anche consapevolezza di questa mancanza e quindi c'è tutto da costruire, volendo. In questo senso anche, come diceva prima Massimiliano, l'attenzione che nei nostri incontri è andata dall'esperienza che stavamo gestendo alle prospettive. È stato evidentemente anche una risorsa molto importante nel momento del Covid, in cui ci siamo trovati a dover ristrutturare la dimensione della didattica e l'offerta formativa. La partecipazione da parte degli studenti è stata molto alta. Francesco ha partecipato con noi all'avvio di questo laboratorio ed ha costantemente monitorato i caricamenti, le difficoltà, i dubbi degli studenti, insieme a Nicola che, come dicevo, ha un profilo di informatico con una specializzazione sul sonoro. E quello che posso dire è che effettivamente i materiali caricati hanno mostrato come questa sensibilità non solo si sia trasformata nell'acquisizione anche tecnica e quindi insomma abbia, per quanto limitatamente all'esperienza fatta, un risvolto di tipo professionalizzante. Si sono resi conto delle necessità, della puntualità, della registrazione, della descrizione, via dicendo, ma ha messo in luce tutto il potenziale narrativo, no? Noi siamo DAMS, Magistrale Spettacolo e Turismo, del suono. Tanto è vero che alcuni, gli studenti dovevano caricare un certo numero di suoni registrati dalla propria finestra o comunque in una situazione compatibile evidentemente con le restrizioni della pandemia e poi farsi inviare dall'Italia tramite la rete di amici altre registrazioni. Quindi c'è un paesaggio, diciamo, del padovano o comunque sì, Veneto molto forte, diciamo degli studenti un IPD perché alcuni sono anche di fuori regione, ma poi si allarga al paesaggio italiano e alcune hanno poi deciso di strutturare questi percorsi sonori proprio come delle narrazioni, in alcuni casi scegliendo di scandire la giornata, per esempio, oppure concentrandosi più sulla ricorsività, cioè quel giorno a quell'ora, qual è il paesaggio? È un paesaggio che si ripete o è un paesaggio in movimento? E poi evidentemente la necessità di inserire una dimensione testuale ha permesso una riflessione che ha sicuramente fatto maturare una sensibilità al riguardo. Io al momento direi che ti faccio una domanda. Sì. Quali sono state le zone più registrate, tra virgolette? Perché con Francesco, cioè in realtà con Nicola, ma poi me l'ha detto, avevano predisposto una mappatura, sì, visualizzazione. Ah, ok, perfetto. Sì. E sì. Se ci sono state sorprese, diciamo così, in questa raccolta di suoni del lockdown, quindi allora, un'Italia che ha un suono totalmente diverso. La prima sorpresa è che quello che veniva percepito come silenzio non era tale, quindi un silenzio sonoro, un silenzio parlante, mi verrebbe da dire.
E poi l'attenzione, per quanto riguarda le registrazioni, diciamo, del tessuto. Questa è il mappa mondiale. Beh, Francesco una volta mi ha spedita in Burkina, cioè io andavo in Burkina Faso per altri motivi e mi ha spedita anche ad espandere il progetto. Dell'Italia, sto tornando più sul verde, sì. Verso di qua, dove a un certo punto questi sono. E quelli gialli cosa sono? Sono i singoli, invece quelli rossi sono unione di suoni, quindi diciamo tutti i rossi contengono all'interno quelli sono. Di là il microfono così ci registriamo. Vabbè, magari. Ah, ok. Comunque, prima mai adesso apro, andiamo fino a qua perché adesso apro. Sì. Forse questa parte tecnica la faccio presentare da Francesco allora. Ti volevo chiedere quante registrazioni sono state fatte? Sia in termini di pezzi, tra virgolette, da archiviazione allora, e in termini di durata? Sono pubbliche in questo momento, sono 3.555 pubbliche, però ce ne sono un bel po' sotto dietro che magari non sono ancora state sistemate, quindi devono essere ancora pubblicate. Sì, scusate che qua non si capisce. Con la tua sensibilità per il suono sei partito così, eh? I fonici non hanno mai in mano il microfono. Questo è vero, lo tengono, è vero, non ci parlano. Quindi scusa, 3.355, diciamo, singole registrazioni, ho capito bene? Sì, dal progetto sono quelle pubbliche. Se vuoi con il meno ringrandire la mappa, vedete poi tutta l'Italia e qualcosa anche dall'estero, perché qualcuno ha partecipato anche all'estero. Sì, ok. I puntini rossi sono quelli che contengono più suoni, diciamo, quelli gialli sono quelli singoli. L'Italia sicuramente è quella presente, poi dire ancora se vuoi. Esatto. No, cioè rimpicciolire, scusa, andare fuori di zoom. Vedete, tendenzialmente l'Italia sono tutti lì. Poi ci sono un'altra cinquantina di suoni in giro per il mondo che hanno mandato per curiosità, insomma, c'è da Bombay, cose questo genere qua. Ok. Qual è il potenziale utilizzo di, se esiste un potenziale al di là della documentazione, diciamo, dell'essere una risorsa di studio, quale può essere un potenziale utilizzo di questi suoni? Qui c'è da dire, sicuramente da come nasce questo proprio il progetto Covid, che nasce in un giorno molto particolare, perché era quando stavano chiudendo il Veneto, proprio che hanno chiuso l'8 marzo, noi avevamo l'appuntamento per parlare di progetti del progetto generale, i paesaggi sonori italiani, a Roma il 9 marzo. E nonostante tutto io ho preso un treno e avevo fatto questo incontro al bar, perché anche a lui gli hanno chiuso il ministero, cioè stavano proprio chiudendo tutto. E abbiamo parlato un attimo di paesaggi sonori italiani e ha detto ok, ne riparliamo poi a settembre e via. Il giorno dopo, la mattina, ho detto ok, a settembre, però perché non prendiamo, cogliamo questa palla al balzo in cui lanciamo questo appello di raccolta spontanea da parte di tutti di questo cambiamento che sicuramente affronterà l'Italia nel spegnere il nostro frastuono quotidiano e quindi di trovare un paesaggio sonoro che sarà completamente diverso, totalmente inusuale, totalmente non più riproducibile, si spera almeno così, perché veramente anche soltanto chi abita nelle zone qui di Venezia, sapere di non avere un aeroporto che funziona, Treviso, queste cose qua, quindi un silenzio frastornante. E quindi perché non avere la possibilità, provarci almeno, di mettere le mani su questa documentazione che è unica e sarà, cosa ne faremo? Boh, intanto se li raccoglie, perché poi studiarla c'è il tempo. Io sono convinto che possa raccontare molto di più una documentazione sonora di 10 minuti che un'immagine, cioè le quantità di informazioni in un ambiente sonoro sono tantissime. A noi sfuggono sempre perché non siamo abituati ad ascoltarli, ci siamo dimenticati un po' come si fa. Il lockdown, secondo me, per molti di noi è stato spiazzante, perché è stato come andare a vivere in una casa nuova, dove il paesaggio sonoro intorno a te cambia completamente e il nostro udito, che comunque come priorità ha anche quello di
tenerti al sicuro, perché devi ti accorgi se sbatte una porta, cioè quello di allarmarti. Quando uno va a vivere in una casa nuova si deve abituare a come suona la casa nuova, a tutto quello che sono i rumori nuovi. Svuotarsi di quello che è la propria quotidianità, che tu hai memorizzato negli anni, il cervello che memorizza tutto quanto, e riabituarlo ti disassa e ti dà però la possibilità di ricominciare ad ascoltare storie nuove e cose di questo genere. E credo che sia stata un'occasione importantissima, soprattutto per darla poi a chi la studierà. Ci sono registrazioni magari di una notte intera a Milano, dal Tetti di Milano, cioè confrontarla con lo stesso periodo, capire qual è l'impatto sonoro, appunto, acustico a livello anche di salute, di quanto effettivamente ci condizioni il suono continuamente. Queste cose secondo me sono momenti in cui vale la pena provare a studiarli. Ti chiedo due cose tecniche. La prima, le modalità di registrazione di suono che erano richieste. La seconda, adesso ci hai fatto vedere questa mappa, ma volendo consultare questo database, questo archivio, come si fa e come è organizzato, al di là della come dire, collocazione sì. geografica? Sì, allora io vorrei dire una cosa, perché nasce questo archivio? Innanzitutto perché è un po' la base di tutto. Io ho avuto la fortuna di passare 25 anni accanto al grande maestro Ermanno Olmi e ho fatto di tutto per poter proprio succhiare da lui tutto quello che poteva essere succhiabile. E lui ha basato tutta la sua formazione su quella che si chiama la postazione per la memoria, quindi l'osservare la realtà, perché è l'unica cosa vera, quindi è documentale quella cosa lì, e soprattutto perché se conosci la realtà sai rifare anche la fiction, quindi sai il dettaglio, queste cose qua. Il progetto proprio di Locator Sound, quindi la possibilità di mappare il mondo intero di suoni, hai la possibilità di andare in alto sul menu, se scrolli in alto e vai search soundscape, sul menu, esatto, search soundscape, il terzo menu, esatto, on the map, sì esatto, questa qua, ok. Questi sono i suoni che più o meno ci sono su tutta la mappa, che sono 5.000-6.000 suoni, insomma. La possibilità di fare in modo che tutti quanti possano sentire come suona il mondo dalle altre parti, cioè questa possibilità. È un progetto che nasce con delle velità appunto abbastanza improbabili, che poi si è convertito in realtà creando uno strumento professionale, quindi uno strumento che rispetto a delle librerie diverse facesse il focus sul poter archiviare paesaggi sonori, in cui la descrizione del paesaggio sonoro è molto complicata, perché le informazioni che ci sono all'interno di un paesaggio sonoro sono veramente tante e soprattutto finalizzate a ritrovarle, perché quella è la difficoltà. Di avere un archivio importanti, ok, però ritrovare quello che hai dentro l'archivio è veramente complicato. Quindi è stato messo su un sistema che comunque tenesse fede a quelli che sono le richieste professionali, broadcast, delle possibilità di archiviazione e di registrazione. Quindi messo su uno strumento che fosse sicuramente finalizzato ai professionisti della registrazione, quindi fonici, eccetera, eccetera, che possono aprire un loro negozio e vendere i propri ambienti sonori a chi li utilizza mettendoli nei propri film, però accingendo non una cosa a registrazioni fatte in un certo modo, a registrazioni fatte con determinate caratteristiche, microfoni da loro descritti, con la persona che ci mette in prima persona la faccia e queste cose qua. Ovviamente questo non è sufficiente per poter raccogliere comunque la documentazione. È stata aperta una possibilità progettuale che appunto non entra nei meccanismi di vendita, diciamo, del coso, e che accetta anche altre tipologie di formati di registrazione. Durante il lockdown è stato molto importante perché tutti a casa, anche gli stessi fonici professionisti, magari avevano l'attrezzatura da un'altra parte della città e non potevano andarla a prendere, capito? Quindi l'importanza anche di riscoprire la tecnologia che abbiamo in mano tutti i giorni e quindi di provare a usare un telefonino per non perdere l'occasione, perché se no non ci sarebbero registrazioni. Quindi per questo, e anche appunto per l'università, è stata data la possibilità di raccogliere anche attraverso telefonia una serie di dati, di cose che però poi non finiscono in quelli che sono
i canali broadcast del sito. Come sono ricercabili? Ci sono dei filtri? Sì, puoi dare un po' di spiegazione? Vai un po' in su sulla mappa, cioè vai sopra, sempre scroll, esatto, lì c'è in alto a destra, il secondo c'è un cerca, no, quell'altro. Ecco, per esempio qui uno può cercare tutto, secondo anche se è giorno, mattina, notte, sera, pomeriggio, montagna, se stava piovendo, non piovendo, ci sono una quantità di informazioni. Possiamo farne sentire uno? È possibile farne sentire uno? Certo, guarda, collegato. Puoi andare in uno qualunque, per esempio. Scegli non tu so, uno significativo, magari del Polo Nord, vedo. Esatto, guarda, prova ad andare qui in cima dove c'è quattro nel L'hai Polo L'hai già sentito Nord. Cosa c'è nel Polo Nord? Sì, quelle lì ci sono delle registrazioni delle Svalbard. Svalbard, certo. Vai, clicca ancora, due. Chissà due. Cosa succedeva nelle Svalbard? C'era il lockdown poi questi lì? Sono, no, questi non è il coso, questi sono dei silos delle Svalbard, per andare in play. Questo, a parte l'inizio che ci sono io che mi muovo, magari. Questa come si carica il carbone, ce la faccio a prenderlo, eccolo qua. Prova a cliccare proprio sul titolo là che entri dentro. Questa è da fare una preview. In verità se non entra dentro c'è proprio il suono, le contaminazioni, si vede tutto quanto. Cioè, adesso non vorrei annoiarvi con questo. No, ma è interessante. E questo un professionista può usarlo? Questo un professionista, tipo Creative Commons. Un professionista può tranquillamente vedere se intanto è gratuito o a pagamento. Se a pagamento viene acquistato attraverso il prezzo che vuole chi lo vende, quindi assolutamente non ci sono cose di questo genere. E può scaricarsi o tutto il suono oppure può scaricarsi anche solo 20 secondi e quindi pagare soltanto una parte. In più ti dice che tipologia, questo è un LCR, per cui non vuol dire che sono tre canali, cioè racconta tutta la tecnologia utilizzata, i microfoni utilizzati e via. Insomma, dietro c'è molto da un punto di vista appunto di raccolta di dati per sapere il più possibile, tenere traccia, memoria, perché metterli dopo è sempre complicato. È sempre complicato. Sì, se posso aggiungere... Francesco diceva giustamente che vista la situazione è stata data la possibilità di registrare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma non come dire senza alcuna direzionalità, cioè con delle indicazioni precise che hanno dato Francesco e Nicola di come effettuare queste registrazioni, ma anche per esempio hanno fatto riflettere anch'io ho riflettuto sulla durata della registrazione, perché questa materiale fosse parlante, significante in qualche modo. E per esempio, ancor più forse dell'indicazione tecnica su come impostare il cellulare, anche questo tipo di considerazioni sono state indubbiamente per noi molto importanti. E poi ascoltando anche adesso Francesco mi veniva un'altra riflessione. Noi spesso quando vediamo un film, no, a volte nascono delle polemiche perché il film è ambientato in un posto ma girato in un altro, no? E quindi questa attenzione che si crea fra questo scarto, no, tra l'ambientazione e il luogo di ripresa. Beh, questa domanda sul suono non ce la facciamo mai. Ma certo. E quindi quel è vero, però arriva, perché alla fine sì. Se tu vivi quel certo. Luogo, senti altri suoni, dici... ma molto meno. Quindi parlando prima di sensibilità, poi a volte sì, perché ti arriva, non so, magari il montanaro che conosce perfettamente anche le foglie e sa come suona la foglia, però generalmente per esempio questo tipo, al di là che siamo d'accordo o meno, insomma poi nello specifico bisogna vedere l'osservazione, però anche questo è un segnale di quanto poco il nostro udito medio sia allenato. No, in verità questo è il discorso, è quanto noi gli diamo importanza, perché il nostro udito medio è allenatissimo. È lentissimo, perché lui cioè se attraversa una strada e passa la macchina e non guardi, la senti e quindi ti salva la vita. Cioè la sveglietta la mattina la senti, se sbatte una porta in più la senti, tutto il resto sta lì. È proprio per quello, è che noi non siamo più, cioè non ci vogliamo rendere conto di quanto il suono, l'ambiente condizioni la nostra vita costantemente. Io ho avuto un'esperienza molto bella durante il lockdown, appunto, a partecipazioni a università, a incontri con scuole, eccetera, eccetera. Una bellissima che ho avuto con una scuola di Parma, dove
insegnano ai loro ragazzi paesaggi sonori, quindi l'importanza del paesaggio sonoro anche a livello da un punto di vista di salute, di cosa, ai ragazzi dalla prima alla terza media. Cioè questa educazione appunto all'ascolto, cioè, forse ce lo stiamo un po' perdendo, sarebbe materia... Diciamo che comunque adesso, al di là delle attenzioni negli ambiti di studio, per esempio anche le passeggiate... Sound walking. Esatto, sound walking. Si stanno diffondendo molto, quindi insomma c'è tutta... Sì, il problema è poi che vai a passeggiare con la gente che ti spiega, ma stai zitto che ascolto, perché infatti la durata che diceva, quando dice quanto ascolti, io per esempio quando mi metto lì con i microfoni a fare un ambiente, sto anche un'ora, perché poi mi perdo via, ma perché... Comunque, se tu registri un minuto, a meno che non sei di fianco a una cosa che fa un determinato rumore, non avrai mai una descrizione, un'evoluzione di quello che succede a te, intorno a te. Un aereo che passa, queste cose qua. Tu devi lasciarle andare, perché iniziano a spuntare le storie da sotto, proprio quello che parla lontano, quell'altra cosa. Proprio mettersi in posizione di ascolto e magari non aver la fretta. Io ho visto il primo anno, appunto, mettevano su almeno un minuto di ambiente. Minuto, che non sia un minuto di più. No, invece adesso questa qui ci sono veramente registrazioni molto lunghe, molto belle, sì, ha funzionato. Allora, se ci sono domande del pubblico, è il momento giusto per farle. Ci avviamo verso la conclusione, io volevo chiedere ai nostri ospiti qual è il futuro di questo progetto, quali sono, adesso il lockdown non diciamo niente, diciamo che attualmente è finito, speriamo che non ce ne siano altri. E quale sono appunto qual è il futuro, l'evoluzione del progetto, se ci sono altri progetti in cantiere sempre su questa falsariga? Per quanto ci riguarda, ovviamente è il momento giusto di far partire il progetto grande, diciamo, proprio perché dalle cose poi che sono uscite di fatto ci siamo resi conto che l'aspetto didattico e formativo è centrale, nel senso che si sviluppa un'attenzione a qualcosa che prima risultava una specie di sottofondo piatto. E quindi tutti gli istituti che sono disponibili a lavorare in questa direzione ci permettono di elaborare proprio un modello di sensibilizzazione che creerà e amplierà questo archivio grande che speriamo di costruire nei prossimi mesi. Quindi le istituzioni, come ripeto, e i privati che sono disponibili a lavorare insieme, ben vengano. Fara? Assolutamente. Io credo che poi proprio da questa presenza di figure con saperi, esperienze e professionalità diverse possa nascere un progetto forte, perché appunto si diceva l'istituto, per esempio, le modalità di conservazione, di valorizzazione, che non è solo la conservazione per lasciarlo là, no? Ma anche una cultura di come questi materiali possano essere consultati, utilizzati e reimmessi sia nelle pratiche professionali sia nella dimensione, come dire, della narrazione. E quindi assolutamente centrali. Da parte nostra, io credo che il cinema italiano, voglio dire, sicuramente non possa che arricchirsi di una formazione che anche a partire dai primi anni dell'università mobiliti questa sensibilità. E quindi c'è tutta una dimensione professionalizzante, per quanto mi riguarda, del cinema, che è assolutamente importante. E noi ci stiamo già ragionando, è emerso un grande entusiasmo e quindi, come dire, contiamo di tornare su questa scena con un altro progetto strutturato. Francesco, adesso tornerai sui set prepotentemente, quindi non te ne occuperai più. No, io me ne occupo, anzi, sempre, costantemente, anzi sarò a Roma, quindi ho la possibilità di entrargli in casa più facilmente. Mi ha tenuto lontano col lockdown, ma sicuramente sì. No, io sono felicissimo di aver trovato comunque queste collaborazioni, perché comunque il ruolo dell'istituto, dell'ex discoteca di Stato, è fondamentale, e credo che un archivio di Stato sia il luogo migliore per conservare comunque questi beni immateriali, queste memorie storiche nostre. Siamo aperti a qualunque cosa, andiamo avanti con questo progetto e con molti altri, si spera, di sensibilizzazione, soprattutto anche qua in Veneto, che c'è bisogno sull'importanza di questo. Chiudo una piccola cosa, perché in effetti le descrizioni
vedere come persone che abbracciano registrazioni di questo genere, che arrivano magari da percorsi turistici, leggano in quello che ascoltano qualcosa che è completamente diverso da quello che magari legge un antropologo o un geografo, adesso che arrivano vergini nel mondo del suono, quindi non vanno a cercare già qualcosa, dico come suona questo posto in generale. A proposito di turismo, poi insomma si parla molto dei turismi, no, alternativi, di nicchia, della necessità anche di inventare formule di turismo, cioè in generale chiaramente, ma in particolare ora. Beh, questo è un settore che ha delle potenzialità incredibili per riscoprire, no, quello che c'è prossimo, il turismo di prossimità, ma sotto una prospettiva assolutamente diversa. Nell'ambito turistico si lavora molto anche sulla possibilità di ripercorrere lo stesso territorio da prospettive diverse. Banalmente noi al Bo fanno dei percorsi turistici ogni volta tematici, le donne al Bo, il cinema al Bo, e questo ha fatto sì che per esempio i convegnisti che vengono da ogni parte del mondo facciano lo stesso percorso più volte, mentre prima ci assicuravano i colleghi che seguono questa proposta, la facevano una volta e poi si domandavano perché avrebbero dovuto tornare. Ecco, il suono offre al riguardo possibilità veramente molto forti e ci sono oramai molte realtà che lavorano molto bene con appunto queste proposte, chiamiamole alternative, di nicchia, insomma come vogliamo. Tra l'altro diciamo che in generale il Veneto presenta molte potenzialità, c'è qui Gemo con cui Francesco ha lavorato, che poi apre tutto un filone di etno, no? Sì. E quindi se posso dire una cosa, sì. Prego. No. Se hai voglia di venire qua così con il microfono viene registrata anche il tuo intervento. Fabio, diversamente vieni, sai, io sono un fonico di secondo lavoro e ci tengo molto a questo. No, io volevo solo fare una riflessione, non una domanda, ma con Francesco ci conosciamo e in questo momento io parlo da antropologo, visto che è la mia professione, e devo dire che questo progetto, quando me ne ha parlato Francesco, l'ho accolto con molto entusiasmo perché lo ritengo un progetto estremamente interessante e muovendomi da 30 anni nell'ambito dell'antropologia, io occupandomi soprattutto comunque di cinema e quindi di antropologia visuale, della documentaristica, devo dire che a livello internazionale, all'interno di congressi eccetera, tutta la parte dedicata alla documentazione sonora è pressoché scomparsa, appartiene come a un passato storico di quello che è stato il percorso dell'antropologia, invece di essersi affiancato in qualche modo a supportare la documentazione, a quella strettamente visiva che comunque è sempre sonora, però questa la tecnica proprio della registrazione del suono si è completamente dissolta. Io credo invece che questo progetto abbia un potenziale enorme, a prescindere ora dall'immediata fruizione di che cosa se ne farà di tutto questo materiale. Anzi, credo, perché poi parte comunque da Francesco che si occupa di cinema, ma in realtà questo lavoro, una volta raccolto tutto questo materiale, si apre a ventaglio un potenziale enorme che va al di là dello stretto mondo del cinema. Quindi credo che sia un progetto da sostenere, da sviluppare. Io sicuramente lo porterò, adesso io ho visto nella mappatura buona parte ovviamente dell'Italia, io lavorando molto con l'Università Messicana, sicuramente io il Messico lo coinvolgo in questa cosa. Penso che l'Istituto Nazionale di Antropologia sarà estremamente interessato a un'operazione di questo tipo, perché la ritengo estremamente... cioè straordinaria. Io sono responsabile peraltro della scuola di cinema documentario etnografico dove insegna anche Francesco, e sono responsabile dell'Ethno Film Fest, che è un festival sul documentario etnografico, ed è da anni che ho intenzione, come dire, di allargare la parte dei paesaggi sonori. Quindi quello che posso dire è che sicuramente dalla prossima edizione oramai è tassativo che ci sarà una parte legata proprio alla documentazione sonora, perché per me va sviluppata e va recuperata soprattutto, e non sempre vista come supporto alla parte, diciamo, visiva, ma ecco, esatto. E su questo c'è anche Francesco De Mellis, l'etnomusicologo di Roma, che sta sostenendo questo percorso che stiamo facendo, quindi insomma io sono molto contento di questo progetto di Francesco, quindi un grande in bocca al lupo, ma credo che avrà
nei prossimi anni un interesse veramente importante. Ecco, un'unica cosa, una cosa tecnica, scusami, che volevo chiederti, ma c'è un limite nel tempo di registrazione? No. Quindi uno può mandare un materiale anche di un'ora. Sì, ci sono otto ore, ci sono proprio chiesto a un certo punto, ma mettiamo un limite, perché c'è chi dice, sì, ma chi è che si ascolta 8 ore? Però perché devi limitare? Perché poi alla fine 8 ore... Il punto di vista, sì, l'audio ci sta, la differenza di già... Quando cambi un film da un'ora, pesa molto di più, allora... Ascolta dopo come dire, però se la tua documentazione deve durare così tanto, perché no? Grazie mille ai panelist e a voi per essere venuti. Alla...